Buongiorno amici cinefili, io sono Alessandro e queste sono le 8 del mattino. Bentornati o benvenuti se per voi è la prima volta su Pazzi per il Cinema. Ho passato la notte degli Oscar in piedi, scusate la faccia assonnata, però ci sono cose che vanno dette. Parliamo del finale di stagione di The Last of Us, la serie di HBO che è piaciuta a tutti eppure a me. Adesso mi sono appuntato un paio di cose, anche se non ce n'era veramente necessità, perché tutto sommato è molto fedele all'opera originale e sono veramente 2 mesi che io continuo a dire io conosco molto bene l'opera originale, quando invece qualche puntata fa mi sono sbagliato clamorosamente su dove era posizionata a livello proprio di trama la scena con la giraffa. Oh, mi mangerei le mani. Infatti c'è in questa puntata la scena della giraffa. Vabbè, dai, non approfondiamo fin troppo. Ho sbagliato, mia colpa, mia colpa, mia massima colpa. Veniamo un attimo a noi. La puntata si apre con una piccola differenza con il gioco, ovvero vediamo la mamma di Ellie, però abbiamo anche un secondo cameo molto molto bellino di Ashley Johnson nei panni della mamma di Ellie. Chi è Ashley Johnson? È l'attrice e doppiatrice che dà voce e motion capture a Ellie nel videogame. Quindi, mentre avevamo Troy Baker nell'ultima puntata, che è il Joel del videogioco, che faceva una particina, faceva l'amico del cannibale per capirci, perché aveva una particina nell'episodio prima, adesso abbiamo Ashley Johnson che ha una particina nell'episodio dopo. Secondo me, io vedo e prevedo che Gustavo Santaolalla avrà una particina dove farà se stesso all'inizio della seconda stagione. Andiamo avanti, ci stanno un paio di cosucce. Allora, la prima è la quasi quasi assoluta fedeltà all'opera originale. E perché da uno come me che non gliene frega una mazza della fedeltà a un'opera originale, in questo caso io sono contento. Perché, appunto, primo, l'opera originale comunque ha una forte base narrativa. Va bene? Se tu a The Last of Us gli levi tutto il gameplay, tutto sommato resta in piedi la serie TV di The Last of Us. E abbiamo visto assieme che tutto sommato funziona. Quante volte ho detto tutto sommato? Comunque, i piccoli riferimenti. Abbiamo ad esempio Joel che all'inizio della puntata parla e dice a Ellie: ah, vorrei insegnarti a suonare la chitarra. Per dire, questa frase qui è presa pari pari, come moltissime altre, dal gioco e ti fa vedere come nell'ultimo quarto del gioco, nell'ultimo capitolo del gioco, Joel oramai sia diventato a tutti gli effetti il papà di Ellie. Anche solo lo vediamo, lo capiamo perlomeno perché non è esplicitato come nel gioco, lo capiamo dal fatto che mentre nei primi episodi Joel dice a Ellie: no, tu il nome di Sara non lo devi nemmeno nominare, qui invece abbiamo un certo punto che Ellie nomina Sara naturalmente e Joel risponde grosso modo naturalmente, quindi ci fa capire la sceneggiatura che si è instaurato un buon rapporto tra i due. E a proposito di rapporto, vediamo un attimo di chiudere il cerchio su quello che è lo spoilerone del finale di stagione. Quindi, se ancora non avete visto l'episodio, chiudete qui, tornate magari dopo. Se invece l'avete visto, parliamone. 3, 2, 1, spoiler. Allora, io qui infatti mi sono segnato un'unica cosa, ovvero dove tracciamo la linea. Cioè, il gioco e anche la serie TV si chiama The Last of Us, Gli ultimi di noi. Io ho sempre pensato, e probabilmente è l'interpretazione giusta, cioè non credo di essermela inventata solo io nel mondo, che gli ultimi di noi, mentre all'inizio della narrazione tu immagini che sia riferito agli ultimi umani sopravvissuti in questo mondo apocalittico, in verità, andando avanti con la storia, ti rendi conto che gli ultimi è riferito solo a una ristretta cerchia di umani, ovvero coloro che hanno mantenuto una certa moralità
certa perché appunto ora veniamo un attimo al personaggio di Joel. Prima di arrivare alla scelta di Joel finale, che ha fatto discutere anche lì il mondo del videogame, vediamo un attimo che cosa fa Joel nell'ultima puntata, ovvero finalmente il viaggio di Joel ed Ellie a termine, trovano le luci e hanno portato Ellie in un posto dove potrebbero creare la cura. Marlene dice a Joel: sì, Ellie è già in sala operatoria, prenderemo il cordyceps, il fungo che cresce nel cervello, quindi Ellie muore per poter creare la cura. Nel gioco viene stressata di più la questione soprattutto da alcuni dialoghi interni tra Joel, cioè alcuni dialoghi interni al gameplay tra Joel ed Ellie, dove si parla, ma ti faranno un prelievo, una cosa così. E invece, siccome il fungo cresce tutto sul cervello, devono necessariamente uccidere Ellie per avere la possibilità di creare un vaccino. Qui viene detto più esplicitamente che più che di possibilità si parla di certezza. Comunque, Joel non ci sta, fa letteralmente una mattanza, che è la stessa cosa che accade nel gioco. Nel finale uccide a sangue freddo il chirurgo che sta per operare Ellie. E ci fermiamo un attimo qui, perché all'interno del gioco una cosa che si perde purtroppo con la serie TV è che noi non stiamo muovendo Pedro Pascal. Noi passivamente assistiamo a quelle che sono le sue scelte morali. Nel gioco siamo noi di persona che siamo spinti dal gioco a fare la mattanza, siamo spinti dal gioco a salvare Ellie fisicamente. Ti porta a pensare, ma veramente che umanità vogliamo salvare? Qual è il bene più grande? Da un lato veniamo da una puntata con un pedofilo cannibale. Dall'altro abbiamo Marlene che l'ha cresciuta come una figlia, Ellie è la figlia della sua migliore amica ed è disposta a sacrificarla. Va bene tutto quello che vuoi, ma sacrificarla per cosa? Per i razziatori? I cannibali? Cioè, e tutto ciò a coronamento abbiamo Joel che finalmente ritrova una nuova figura di figlia nei panni di Ellie e la vuole salvare, cosa che non ha potuto fare nell'episodio 1 con Sara, chiamiamola come volete. Quindi sì, c'è un'ambiguità morale assoluta e poi ne parleremo nella seconda stagione delle ambiguità morali, ne riparleremo perché deve uscire la seconda stagione e non, se non dovesse uscire, facciamo un mega mega speciale basato sul videogioco dove vi dico la mia sul comparto meramente narrativo della parte 2. Comunque, Joel uccide a sangue freddo il chirurgo, prende Ellie, la porta via e abbiamo lo stesso identico montaggio del videogioco, cioè nel parcheggio. Prima di scappare, rincontra Marlene. Marlene dà le sue ragioni estremamente convincenti. Camera che stacca su Joel, in macchina che va via. Sei portato per un attimo a pensare: ma aspetta, ma vuoi vedere che veramente si è lasciato convincere? Quindi Ellie muore, viene creato il vaccino, le cose. Si sente Ellie fuori campo. Camera che va sul retro della macchina. Vediamo Ellie. E flashback su ciò che succede, ovvero Joel che uccide a sangue freddo anche qui Marlene. E il videogiocatore che è in noi, dopo che ha cresciuto questa figlia virtuale per 8-10 ore, o 16-17 se siete lenti come me, l'avete salvata. E qui stessa cosa, il finale. Stanno tornando dal fratello di Joel, Tommy, e abbiamo il picco massimo della narrativa di questa serie, di questo gioco, di questa storia, ovvero
Joel ed Ellie che si avvicinano, Ellie che frena un attimo Joel e gli, prima di tutto, gli confessa la storia di Riley, cosa che noi qui abbiamo visto a livello di flashback nell'episodio Left Behind, e nel gioco, quando tu ci arrivavi al tempo dell'uscita, questo DLC Left Behind ancora non l'avevi visto. Quindi, quando sentivi Riley, scoprivi, punto primo, che Ellie è lesbica. Punto secondo, scoprivi come è stata infettata Ellie. E qui veniamo alla nota conclusiva finale della stagione. Perché con quale emozione si può chiudere una storia del genere? I narratori, gli sceneggiatori, quello che volete, hanno deciso di chiudere con la menzogna. Giurami che io non servivo al vaccino, giurami questo, giurami quello. E Joel, guardandola, dice sì, te lo giuro. E lo stacco finale registico su Ellie, e qui grande applauso a Bella Ramsey che è riuscita a portare in vita quelle sensazioni del personaggio digitale che quasi 10 anni fa hanno recitato, dice ok. Qualche secondo, stacco in nero, musica di Santolaia. È un finale talmente denso che solo di questo pezzettino potremmo parlarne per altri 20 minuti e io non sono nessuno, quindi se prendessimo Gianni Canova lo obbligassimo a giocare il gioco e a analizzare questa parte qui troverebbe delle sfumature che probabilmente a me sono sfuggite, però delle cose non ti possono sfuggire, ovvero il fatto che Ellie tutto sommato nutra il dubbio. Ellie è un personaggio intelligente. Sa che per quanto lei possa fidarsi di Joel, per quanto Joel possa essere stato onesto sempre e comunque con lei, in quel momento qualcosa magari non quadra. Ellie sa, decide di accettare questa risposta, probabilmente anche legata al fatto di un viaggio durato un anno, un viaggio dove i personaggi hanno subito un'evoluzione pazzesca. Joel evolve. Quasi, no, non quasi. Joel evolve molto più di Ellie. E Ellie non è che evolva poco come personaggio, soprattutto dopo quello che ha subito. E io non sono tanto d'accordo sui personaggi che maturano unicamente attraverso degli shock. Questo no, è uno stile narrativo abbastanza cheap, ma in questo caso non sono unicamente gli shock che fanno crescere Ellie. È il connubio tra parti scioccanti, il cannibale pedofilo dello scorso episodio, e parti che ti fanno vedere il bello del mondo, la giraffa. La giraffa fa vedere questo aspetto di Ellie che è comunque un personaggio legato anche alla vita, non è unicamente autodistruttivo. Quindi abbiamo un personaggio rotondo che ha voglia di sopravvivere, ha paura di morire per quanto abbia perso tutto, e tutto questo viene dato negli ultimi istanti dallo sguardo di Bella Ramsey pochi secondi prima che dica ok. Taglio in nero, musica di Santolaia. Veramente unica nota negativa che io veramente, se potessi prendere il regista di questo episodio, non so chi è, lo prenderei a testate. Cioè, nel finale del gioco abbiamo uno stacco registico mentre Joel racconta, e mentre Joel mente, che passa un dito sull'orologio rotto, l'orologio che Sara gli ha regalato all'inizio della stagione, l'orologio che si rompe all'inizio della stagione quando sparano a Sara, e lui per anni se lo tiene rotto. E nel finale, quando guarda Ellie in faccia, quando le parla, quando le mente, lui tocca l'orologio perché sta ancora
pensando alla figlia. Quindi questa è una cosa fondamentale da capire, che Joel non ha sostituito la figlia con Ellie. Io non ho visto niente online, ma se c'è qualcuno che dice questa cretinata, veramente ci diamo appuntamento e ci prendiamo a testate, proprio. Giochiamo a testa di ferro. E a come sfidi? Crabba pelata! A testa di ferro! A testa di ferro? Ah, va bene! A parte questo piccolo, piccolo dettaglio che secondo me è cannato, non è grave, ma è una piccola, è un piccolo dispiacere che si sia perso nella serie TV. Parliamo di una trasposizione pressoché perfetta, non c'è nulla da dire. Anche in vista di questi difetti, di questi errori, parliamo del parliamo del cosiddetto uovo nel pelo. Parliamo del cosiddetto pelo nell'uovo. Se fossero tutte così le trasposizioni, se avessimo avuto una trasposizione simile ad esempio di Max Payne, se avessimo avuto una trasposizione simile di Assassin's Creed, io sono certo che il mondo videoludico sarebbe visto con occhi diversi. Perché, amici cinefili, i videogiochi buoni hanno storie così, esattamente come nel mondo del cinema abbiamo prodotti beceri, anche nel mondo dei videogiochi abbiamo prodotti beceri, e alla stessa maniera abbiamo, come nel cinema, prodotti eccellenti anche all'interno del mezzo videoludico abbiamo prodotti eccellenti. Quindi io vi do appuntamento a settimana prossima, magari se volete facciamo un recap dell'intera stagione e poi riprendiamo con i video un po' più sparpagliati come facciamo di solito. Grazie mille per essere stati qui con me, noi ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre alle ore 14 qui su YouTube, su Pazzi per il Cinema. Spero vi siate rilassati e